il primo intervento dovrebbe essere Paolo Barsotti di Camp Darby. Buongiorno e grazie alla provincia di Bologna, al GAVCI, per aver organizzato questo incontro. Io farò una breve storia di quello che è stata di quello che è l'insediamento della base di Camp Darby a Livorno. Una breve storia è necessaria perché oramai risale a più di 60 anni fa. È stata installata nel 1944, subito dopo la liberazione di Livorno e di Pisa, e subito gli americani hanno capito l'importanza strategica della posizione logistica, con il porto a disposizione. Tant'è vero che i primi conflitti sono arrivati proprio all'inizio degli anni 50, quando veniva impedito la ricostruzione delle banchine che erano andate distrutte durante la guerra per poter evitare che il porto riprendesse il proprio lavoro di commerciale che prima faceva, e veniva invece privilegiato quello che era l'uso militare, anche di stoccaggio della merce, della base di Camp Darby, che inizialmente serviva da appoggio alla base austriaca. Questo è andato avanti con non pochi conflitti, non solo per gli impedimenti che veniva fatti sulla ricostruzione del porto, ma anche per i mezzi che venivano utilizzati nell'affidare il lavoro alle maestranze portuali. Ci fu un vero e proprio rifiuto da parte del comando americano di affidare il lavoro alla compagnia portuali, che era quella abilitata, ma venne costituita una nuova compagnia, in pratica, una nuova cooperativa, che era la sezione speciale sbarchi e imbarchi degli USA, alla quale venivano affidati tutti i lavori. Naturalmente dovevano essere persone che passavano al vaglio di quello che era il giudizio degli americani. Tanto per dare un'idea, la contrattazione sindacale poteva essere fatta soltanto dai sindacati CISL e UIL e non da quello della CGIL. Questa premessa storica, che mi fermo su questo punto, si rende necessaria perché tutt'oggi, nel 2006, dentro la base di Camp Darby, non è possibile per i lavoratori italiani iscriversi al sindacato della CGIL, e non c'è possibilità tantomeno di rappresentanza interna. Dopo questo periodo, che è durato parecchi anni di battaglie, di lotte tra gli operatori portuali di Livorno e il comando americano, alla fine del 68 è stata chiusa la sezione speciale sbarchi. E le banchine del 64, che erano riservate all'uso delle navi militari americane, sono state restituite all'uso commerciale. Oltre a questo, dobbiamo tener conto di fattori allarmanti che ci sono stati all'interno della base. Ne cito uno: l'ospitalità e l'addestramento che veniva fatto da neofascisti, che poi hanno partecipato al tentativo di colpo di Stato conosciuto come Gladio. Questo tanto per dirne una. Però possiamo poi andare a problemi di sicurezza, perché la Camp Darby è un'area di stoccaggio di armi. Si parla di armi ufficialmente, di mezzi cingolati e di armi convenzionali. Però è coperto dal segreto, nessuno può entrare a controllare, quindi ci sono anche delle voci che parlano di testate nucleari. Nel 2000 ci furono dei danni che subirono dei magazzini dove erano stoccate delle bombe. Questo venne taciuto. È stato poi saputo nel 2003 grazie a un giornale americano, che, venuto a sapere di quanto era accaduto, è stato poi pubblicato. Quindi anche problemi di sicurezza, che invece dovrebbero essere resi pubblici, dato che è vicina a un'area molto pericolosa, perché ci sono due città,
a 10 km di distanza l'una e l'altra, che sono Livorno e Pisa, ma c'è anche insediamenti industriali, c'è uno Stanich che è una raffineria, una delle più grosse d'Italia. Quindi problemi di esplosione che potessero verificarsi all'interno della base avrebbero delle ripercussioni che possono essere immaginate. Un altro fattore da ricordare è quando nel 2003 sono partiti da Camp Darby mezzi cingolati e armi che erano destinate alla guerra in Iraq. C'è stata una protesta da parte degli operatori del porto di Livorno, fu dichiarato lo sciopero e fu chiesto minacciato di non procedere agli imbarchi. Fatto sta che con l'aiuto e la scorta della Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, i convogli sono poi stati portati comunque dentro Camp Darby al varco Calvani di notte alle 22 e sono stati imbarcati da maestranze arruolate specificatamente dalla base di Camp Darby. Quindi problemi di conflitto ci sono. Ci sono sempre stati e hanno sempre dato una doppia veste rispetto a quello che era il rapporto tra le due città che convivono con Camp Darby e la base stessa. Una doppia veste perché comunque è una base che ha portato lavoro, un po' come è successo per la Maddalena, che nel fatto con la sua presenza comunque garantiva posti di lavoro. Posti di lavoro che non sono solo quelli interni, ma sono dei lavoratori interni, ma sono anche posti di lavoro dell'indotto, aziende che lavorano esclusivamente per manutenzione all'interno di Camp Darby, quindi dal punto di vista economico ci sono molte difficoltà a combattere una lotta che porti a una chiusura di Camp Darby. Il comitato per Camp Darby si è costituito nel marzo del 2005. Dopo pochi mesi c'è stata una notizia che ha fatto mobilitare subito tutta la Toscana. È stata quella della richiesta da parte del comando americano del raddoppio della base. Raddoppio che doveva essere di natura logistica, ovvero ottenendo la disponibilità di una parte di area dove è destinato l'interporto della zona di Guasticce. Questo serviva appunto per stoccare armi, per creare un nuovo punto di aggregazione di materiale bellico per poi essere pronto a essere spedito in tutta la zona calda che è quella del Mediterraneo. Da Livorno si raggiunge con facilità tramite le navi qualunque zona. Questo naturalmente ha creato una protesta che è venuta dalle persone, dal comitato, ma anche dalla popolazione che si è subito fatta sentire. La prima importante è stata quella della giunta comunale di Colle Salvetti, che ha fatto un emendamento, un ordine del giorno che è stato approvato a maggioranza, con la quale affermava la sua intenzione a non cedere in alcun modo i territori per questo insediamento. Il comando americano ha smentito questa voce, però nel contempo si è fatto sentire sotto l'aspetto occupazionale, quasi a forma di ricatto. Ci sono stati 50 contratti che erano contratti a termine che non sono stati rinnovati. Altri 87 persone gli è stata mandata la lettera di licenziamento. Questo perché queste persone lavoravano sulla manutenzione dei mezzi semoventi che ritornano dalle campagne di guerra e devono essere sistemati. Questo lavoro veniva fatto all'interno di Camp Darby. È stato adesso trasferito in buona parte in Romania,
che il governo rumeno ha dato delle aree a disposizione pur di avere in cambio dei posti di lavoro. Queste 87 persone sono state, la lettera è stata confermata, poi per interventi avvenuti sia degli enti locali che anche del governo sono state fermati e nel corso di novembre dovrebbe essere deciso se applicare leggi speciali che consentano una cassa integrazione oppure altro. Ecco, questo è un po' il quadro che vi ho fatto, spero di essere stato breve. Perfetto. Volevo un attimo fare un accenno. Quello che ci siamo resi conto noi in questo periodo in cui il Comitato ha esercitato le campagne e iniziative è che la cosa importante è coinvolgere la popolazione, perché purtroppo quando ho sentito anche nel filmato l'assuefazione di alcune persone alla presenza delle basi americane, questa stessa cosa l'abbiamo anche noi a Livorno, perché la base è sempre stata lì, e invece dobbiamo operare proprio verso le popolazioni. Per far questo è necessario, a mio avviso, operare in rete tra tutti quelli che sono i comitati che operano con le basi.